Uno dei più grandi problemi del leggendarium tolkieniano è costituito dal Dagor Dagorath, l'ultima battaglia, la battaglia delle battaglie, quella battaglia escatologica e palingenetica che dovrebbe collocarsi alla fine della storia, uno scontro tra i buoni e il cattivo della prima era, Melkor, altresì detto Morgoth. È una profezia che riguarda gli ultimi tempi. Alcune persone sono portate a leggere l'intero leggendarium tolkieniano in base a questa Dagor Dagorath. Personalmente invito alla calma, soprattutto a riflettere sul fatto che si tratta di una profezia che forse avverrà alla fine dei tempi e che comunque non si è ancora verificata. Quindi meglio valutare il leggendarium tolkieniano per quello che effettivamente è e racconta. Anche se all'interno di questa profezia riguardante l'ultima battaglia ci sono degli elementi di sicuro interesse che si connettono ad altre problematiche del leggendarium tolkieniano. Ora c'è un problema con la Dagor Dagorath, in quanto non sappiamo effettivamente quale sarebbe stata la sua collocazione all'interno del Silmarillion così come l'aveva concepito Tolkien. Non sappiamo nemmeno se ci sarebbe stata, se sarebbe stata inclusa. E questo perché Christopher, il figlio di Tolkien, ha dichiarato che proprio la Dagor Dagorath era una vicenda piena di buchi, di incongruenze e che perfino suo padre l'aveva eliminata dal suo leggendarium. E forse dovremmo credergli dal momento che Christopher è sempre stato molto attento a rispettare le volontà paterne. Tuttavia ci troviamo davanti a un elemento che esiste nel leggendarium sin dalle prime redazioni e che è andato avanti nel tempo per poi scomparire e per rimanere, con brevi accenni, anche all'interno del Silmarillion pubblicato, curato proprio da Christopher. Inoltre, come nota Verlin Flieger nel suo Schegge di luce, sarebbe stato strano, leggo testualmente da Flieger, se Tolkien non avesse immaginato una conclusione del genere, dato che le mitologie a cui più attinto, quella giudaico-cristiana e quella norrena, includono entrambe l'idea di una nuova creazione e di un rinnovamento del mondo descritti in termini sorprendentemente simili. Da una parte, infatti, troviamo un mito giudaico-cristiano che parla di una battaglia finale, cito sempre la Flieger, della distruzione del cielo e della terra e della nascita di un nuovo cielo e di una nuova terra, dove risplenderà la luce di Dio e non sarà mai notte. Dall'altra, però, troviamo un mito norreno che, secondo la Flieger, narra di una battaglia finale tra gli dèi e i mostri e le forze dell'oscurità, della sconfitta e della morte dei primi, seguite dal rinnovamento della terra, dal ritorno di Baldr, il dio che muore, dei figli degli dèi e di un nuovo uomo e di una nuova donna che daranno nuovamente inizio alla razza umana. Tutto questo è confermato dallo stesso Tolkien nella famosa lettera 131 indirizzata a Milton Waldman, quella in cui Tolkien fa un riassunto di tutta la sua mitologia, spiegandola dall'inizio alla fine. E in questa mitologia è presente anche la Dagor Dagorath, l'ultima battaglia, e Tolkien spiega che il suo leggendarium termina con una visione della fine del mondo, la sua distruzione e ricreazione, e il recupero dei Silmaril e della luce prima del sole. Sappiamo infatti che i Silmaril contengono la luce degli alberi di Valinor che precedeva l'arrivo del sole. Dopo una battaglia finale che suppongo debba più alla visione norrena del Ragnarok che a qualsiasi altra cosa, anche se non le somiglia molto. Ora, se prendiamo il Silmarillion pubblicato, quello curato da Christopher, vediamo che la Dagor Dagorath sopravvive in tre accenni. Però non viene mai chiamata col suo nome di Dagor Dagorath, ma viene chiamata solo come ultima battaglia. Allora troviamo un punto in cui si dice che egli, Aule, abbia rivelato ai loro antichi padri, relativamente ai nani, che alla fine Ilúvatar li benedirà, riservando loro un posto tra i figli. Il loro compito sarà allora quello di servire Aule e di aiutarlo nella ricostruzione di Arda dopo l'ultima battaglia.
Quindi si parla di Varda, che radunò assieme molte altre antiche stelle collocandole come segni nei cieli di Arda, e Menelmakar con la sua cintura scintillante, la quale preannuncia l'ultima battaglia che avrà luogo alla fine dei giorni. E quindi troviamo la Kallabet, in cui si parla di Ar-Pharazôn e di Numenoreani che tentano di invadere le terre beate. E leggiamo invece Ar-Pharazôn, il re, e i guerrieri mortali che avevano messo piede sulla terra di Aman furono sepolti sotto le colline crollanti. Si dice che li giacciano, imprigionati nelle grotte degli Obliati, in attesa dell'ultima battaglia e del giorno del giudizio. Quindi probabilmente Ar-Pharazôn e i suoi uomini, i Numenoreani, i traditori, torneranno alla fine dei tempi per combattere quest'ultima battaglia e quindi in qualche modo riscattarsi. Nel Silmarillion c'è anche una menzione isolata che collega la fine con Fëanor e i Silmaril, i quali, i Silmaril dice il testo, erano quanto a forma come tre grandi gioielli, ma soltanto alla fine, quando ritornerà Fëanor, che perì prima che il sole fosse fatto e siede ora nelle aule d'attesa, dalle quali non tornerà, aggiungiamo, e non viene più tra i suoi simili. Non prima che il sole trapassi e la luna crolli, si saprà di quale sostanza fossero fatti. Dunque ci sarà l'ultima battaglia, che vedrà il trapasso del sole e il crollo della luna. Nel Silmarillion non ci viene offerta nessun'altra indicazione sulla fine del mondo, tranne un breve cenno alla seconda musica degli Ainur, che avverrà proprio dopo la fine. E a questa musica parteciperanno anche gli uomini, secondo quanto riferito dai Valar agli Elfi, senza peraltro che vengano chiarite le sorti degli Elfi, quindi non si sa quale sarà il ruolo degli Elfi dopo la fine del mondo. Ricordiamo che gli Elfi sono connaturati per sempre ad Arda, il mondo. L'unica menzione alla Dagor Dagorath per nome la troviamo in una nota dei racconti incompiuti nella sezione dedicata agli Istari a proposito di Gandalf, e leggiamo testualmente: Manwë non discenderà dalla montagna fino alla Dagor Dagorath e all'avvento della fine, quando Melkor ritornerà. Da queste informazioni possiamo dunque dedurre che Arda finirà con una grande battaglia contro Morgoth, e dopo la battaglia Arda verrà ricostruita e le terre sepolte sotto l'onda saranno nuovamente tratte a galla, come dice Galadriel alla fine del Signore degli Anelli. Altri riferimenti li troviamo nel contesto più generale della History of Middle-earth, la storia della Terra di Mezzo, visto che si parla di questa ultima battaglia sin dalle prime redazioni, addirittura dal libro dei racconti perduti, che è incompiuto, Tolkien non lo portò mai a termine. Quindi non sappiamo effettivamente come si sarebbe dovuta collocare quest'ultima battaglia nel piano generale. E non sappiamo nemmeno se il Silmarillion si sarebbe dovuto concludere effettivamente con una profezia sulla fine del mondo. Ma in tutti i racconti ci sono molti accenni a una grande fine. La prima descrizione dell'evento è stata data in una delle prime redazioni del Leggendario, me la troviamo per l'appunto all'interno del libro dei racconti perduti, nella prima parte, relativamente all'occultamento di Valinor, anche se non è menzionata come profezia. Leggiamo: è detto infatti che in qualche maniera Melkor riuscirà, prima della grande fine, a suscitare una lite fra la luna e il sole, e Ilinsor cercherà di seguire Urvendi attraverso le porte. Ilinsor e Urvendi sono gli antichi nomi dei Maia che guidano la luna e il sole. Quando saranno passati, le porte sia dell'est sia dell'ovest saranno distrutte e Urvendi e Ilinsor saranno perduti. Accadrà così che Fionnwë Urion, figlio di Manwë, all'epoca c'erano ancora i figli dei Valar, per amore di Urvendi diventerà infine il flagello di Melkor e distruggerà il mondo per distruggere il suo nemico, e allora tutte le cose saranno spazzate via. Questa prima idea avrebbe ben presto incluso anche Túrin Turambar, uno degli eroi più famosi di tutto il Leggendario tolkieniano, che sarebbe stato presente in tutte le redazioni successive. Concludendo il racconto di Turambar, Tolkien dice, nel libro dei racconti perduti, seconda parte, che Túrin e sua sorella Nienor, qui ancora Nienori,
saranno purificati e vivranno a Valinor come Valar. Ma Turambar in verità si ergerà poi accanto a Fionwë nella grande rovina e Melkor e i suoi draghi malediranno la spada di Mormachil. E qui si parla esplicitamente di draghi. I draghi sono l'unica razza che sappiamo da tutto il leggendario tolkieniano partecipare alla Dagor Dagorath, all'ultima battaglia. Si tratta proprio dell'unica versione in cui si menzionano delle creature che parteciperanno alla Dagor Dagorath. Tuttavia, sempre nella seconda parte del libro dei racconti perduti, relativamente alla storia di Eriol o Elfwing e la conclusione dei racconti, si parla per la prima volta della battaglia come di una profezia. Leggiamo testualmente: se gli uomini le aiuteranno, le fate porteranno gli uomini in Valinor, quanti ne abbiano desiderio, e combatteranno una grande battaglia contro Melkor e i Nerumani, rendendo accessibile Valinor. Laurelin e Silpion, i due alberi di Valinor, saranno riaccesi e, essendo abbattuta la barriera dei monti, un morbido fulgore si diffonderà su tutto il mondo e il sole e la luna saranno richiamati. Se gli uomini li contrasteranno e aiuteranno Melkor, ne risulteranno la rovina degli dei e l'estinzione delle fate, e forse la grande fine. Il primo Silmarillion, noto anche come abbozzo della mitologia, che si può trovare all'interno del volume La formazione della Terra di Mezzo, si conclude con una descrizione dell'ultima battaglia e una struttura che poi ritornerà all'interno anche delle redazioni successive. Venendo ampliata, e anche molti dei suoi concetti verranno trasformati. Non c'è ancora alcuna menzione che quest'ultima battaglia sia riguardante una profezia di Mandos, la seconda profezia di Mandos, come in realtà la Dagor Dagorath avrebbe dovuto essere. Leggiamo infatti: quando il mondo sarà assai più vecchio e gli dei stanchi, Morgoth tornerà dalla porta e l'ultima battaglia verrà combattuta. Fionwë si batterà con Morgoth nella piana di Valinor e lo spirito di Turin sarà al suo fianco. Sarà Turin che con la sua spada nera ucciderà Morgoth e così i figli di Urin avranno la loro vendetta. In quei giorni i Silmaril verranno recuperati dal mare, dalla terra e dall'aria. Maedhros li spezzerà e Belaurin, con il loro fuoco, riaccenderà i due alberi e la grande luce tornerà a risplendere e i monti di Valinor saranno spianati così che essa si spanda sul mondo e dei, elfi e uomini ringiovaniranno nuovamente e tutti i loro morti si ridesteranno. Sempre di più questo scenario evoca proprio il Ragnarok, però sempre in armonia con il mito giudaico-cristiano della fine del mondo, di una nuova terra e di un nuovo cielo. Il primo testo a introdurre la Dagor Dagorath come profezia di Mandos è il Quenta Noldoringua, che è l'unica versione completa mai scritta da Tolkien sul Silmarillion, e anch'esso lo possiamo trovare all'interno del volume della Storia della Terra di Mezzo, La formazione della Terra di Mezzo. La versione contenuta nel Quenta Noldoringua ricalca quella presente nell'abbozzo della mitologia, anche se con alcune importanti modifiche. Morgoth distruggerà il sole e la luna. Tulkas sarà il suo principale antagonista, con Fionwë a destra e Turin a sinistra. La terra verrà distrutta e ricreata. I Silmaril verranno recuperati. Earendil restituirà il suo Silmaril. Fëanor renderà i Silmaril a Yavanna, la quale li distruggerà. Gli elfi morti risorgeranno e il proposito di Ilúvatar riguardo a loro si compirà. E si specifica che la profezia non riguarda gli uomini, a parte solo Turin, che viene annoverato tra i figli degli dei. Palese collegamento con la versione della storia di Turin che troviamo all'interno del libro dei racconti perduti, parte seconda, dove è scritto che Turin e Nienor, o Nienori, dimorarono quali Valar splendenti fra i beati, dopo essere passati per Fossalmir, il bagno di fiamma. E quindi leggiamo che cosa c'è scritto in questo Quenta Noldoringua. Questo recitava la profezia di Mandos, che a Valmar egli pronunciò il giudizio degli dei, e la voce si sparse in un sussurro tra tutti gli elfi d'Occidente. Quando il mondo invecchierà e le potenze si fiaccheranno, allora Morgoth tornerà attraverso la porta della notte senza tempo, ed egli distruggerà il sole e la luna, ma Earendel si abbatterà su di lui come fiamma bianca e lo scaccerà dall'aria. Allora sui campi di Valinor si disputerà l'ultima battaglia.
Quel giorno Tulkas duellerà con Melkor, e alla sua destra sarà Fionnwë, e alla sua sinistra Turin Turambar, figlio di Urin, dominatore del fato. E sarà la nera lama di Turin a infliggere a Melkor la morte e la fine ultima. E così i figli di Urin e tutti gli uomini avranno la loro vendetta. Poi i Silmaril verranno recuperati dal mare, dalla terra e dall'aria, giacché Arendel discenderà e consegnerà la fiamma che aveva custodito. Allora Feanor prenderà i tre e li cederà a Yavanna a Pelurien, ed ella li frantumerà, e col loro fuoco riaccenderà i due alberi, e una grande luce rinascerà, e i monti di Valinor saranno spianati, affinché la luce si spanda su tutto il mondo, e in quella luce gli dei ringiovaniranno, e gli elfi si ridesteranno, e i morti risorgeranno, e l'intento di Lúvatar al loro riguardo verrà adempiuto. Degli uomini in quel giorno, però, la profezia non parla, eccetto del solo Turin, annoverato tra gli dei. Lo stesso testo, con alcune modifiche, verrà utilizzato da Tolkien nella versione del Quenta Silmarillion del 1937, che si trova nel quinto volume della Storia della Terra di Mezzo, cioè La Strada Perduta. E in seguito Christopher la menzionerà con l'aggiunta del sottotitolo La Seconda Profezia di Mandos. Da questo brano che abbiamo appena letto si può notare un'evidente contraddizione con il testo che invece è presente all'interno del Silmarillion e a cui abbiamo accennato in precedenza. Cioè, questa versione, che si trova all'interno del Quenta Noldoringua e che poi si trova anche all'interno del Quenta Silmarillion, scritto nel 1937, dice che gli elfi verranno rigenerati dopo l'ultima battaglia, mentre non si fa alcuna menzione agli uomini. Mentre nel Silmarillion si dice che dopo la fine gli uomini parteciperanno alla seconda musica degli Ainur, mentre non si fa accenno agli elfi. Mentre è il destino degli elfi a restare sconosciuto. In Morgoth's Ring, decimo volume della History, Christopher riporta il testo della bozza del Valaquenta, scritto da Tolkien nel 1958, che termina parlando della corruzione di Arda. Qui si conclude il Valaquenta. Se esso è passato dall'alto e dal bello all'oscurità e alla rovina, ciò era anticamente il destino di Arda corrotta, e se dovesse sopraggiungere qualsiasi cambiamento e la corruzione venisse corretta, Manwë e Varda potrebbero saperlo, ma non l'hanno rivelato e non è esplicitato nelle profezie di Mandos. In buona sostanza, Manwë e Varda, cioè i signori dei Valar, potrebbero essere a conoscenza del rinnovamento del mondo, ma non lo hanno rivelato agli incarnati. Da ciò Christopher ha dedotto che, giunti a questo punto dell'evoluzione del Legendarium di suo padre, l'idea dell'ultima battaglia della Dagor Dagorath era ormai tramontata e che pertanto il padre l'aveva scartata. Tuttavia, e questa è secondo me la cosa più interessante in assoluto, è che molti degli elementi presenti all'interno di questa problematica della Dagor Dagorath si sono evoluti e la stessa profezia di Mandos riguardante gli ultimi tempi è diventata una leggenda umana. Tuttavia, e questa secondo me è la cosa più importante dell'intera faccenda, i testi successivi sottolineano che il concetto della Dagor Dagorath, della battaglia finale, potrebbe essersi evoluto fino a diventare una leggenda umana, come riporta uno dei testi più tardi di Tolkien, che corrisponde all'ultima importante revisione di tutta la sua mitologia, cioè Myths Transformed, che si trova all'interno proprio di Morgoth's Ring. Tolkien decise che tutto il materiale del Silmarillion non sarebbe più stata una narrazione elfica, cioè una narrazione incentrata sulle storie degli elfi raccontata dagli elfi, ma sarebbe diventata una narrazione di storie elfiche, però trasmessa, tramandata e raccontata da uomini, dai Numenoreani e dagli uomini della Terra di Mezzo. Quindi, seguendo questo ragionamento, il Silmarillion sarebbe una faccenda umana ed è un altro tassello che va ad aggiungersi a quel gravoso problema che riguarda tutto il Silmarillion a proposito della cornice narrativa e dei punti di vista di chi ha redatto queste storie. Pensavamo fossero gli elfi
e adesso scopriamo che invece sono gli uomini. Questo si vede in una nota nella quale Tolkien commenta l'Atrabet. E leggiamo: gli elfi si aspettavano che la fine di Arda fosse catastrofica. La fine di Arda non è ovviamente la stessa cosa della fine di Ea. Ricordiamo che Arda è il mondo, Ea è l'universo. A questo proposito essi sostenevano che nulla poteva essere conosciuto, tranne che in definitiva Ea era finita. È interessante notare che gli elfi non avevano miti o leggende che trattavano della fine del mondo. Il mito che appare alla fine del Silmarillion, quindi doveva esserci questa fine del mondo alla fine del Silmarillion, è di origine numenoreana. È chiaramente un prodotto degli uomini, anche se gli uomini conoscono la tradizione elfica. Quindi l'aspettativa della fine del mondo non dipende più dagli elfi che l'hanno ricevuta come effetto di una rivelazione o di un racconto, ma dipende da una loro deduzione dopo aver contemplato il mondo. E questo è uno dei principali aspetti che caratterizzano l'Atrabet, il dialogo tra Finrod e Andret. Di contro ci viene detto che gli uomini avevano una tradizione riguardante la catastrofe finale. In The Peoples of Middle-earth, l'ultimo volume della History, il dodicesimo, c'è un'altra nota che si riferisce a queste tradizioni umane. Il linguaggio del popolo di Haleth non fu usato perché erano periti e non sarebbero risorti. Né la loro lingua sarebbe stata udita di nuovo, a meno che la profezia di Andret la Saggia non si dimostrasse vera, che Turin nell'ultima battaglia sarebbe tornato dai morti e prima di lasciare i cerchi del mondo per sempre avrebbe dovuto sfidare il grande drago di Morgoth, Ancalagon il Nero, e infliggergli il colpo mortale. Ancora una volta c'è Turin e ancora una volta c'è un drago. Queste parole si riferiscono alla guerra d'ira, ma Christopher dice che la relazione con la seconda profezia è chiara. Quindi, siccome lui stesso conferma che alla fine del Silmarillion ci sarebbe stata la realizzazione di questa seconda profezia di Mandos, può essere però effetto di una previsione di tradizione umana, non elfica, in quanto frutto di una rielaborazione degli uomini di Numenor. Dunque, da un lato c'è questo interessantissimo collegamento tra la Dagor Dagorath, la battaglia finale, e il problema della cornice narrativa, degli autori delle storie che compongono il Silmarillion, addirittura andandosi a inserire in quel cambiamento che passò per la testa di Tolkien, per cui tutte le storie del Silmarillion da elfiche divenivano umane. Ma c'è un altro particolare molto importante, che come abbiamo visto c'è sempre Turin Turambar di mezzo. E Turin in questo senso si caratterizza come il personaggio che più ha a che fare con il destino e la modifica del destino. In fondo anche l'idea di una profezia finale disastrosa che riguarda una catastrofe ha a che fare con il destino. E Turin è parte di questo destino, essendo sempre protagonista di questa profezia. Nella versione della profezia dell'ultima battaglia, che troviamo all'interno del volume La strada perduta, si dice che Turin proviene dalle aule di Mandos, mentre poi lo stesso passaggio è stato corretto in The War of the Jewels, undicesimo volume della History of Middle-earth, che contiene la revisione del Silmarillion chiamato il Tardo Silmarillion. E qui si dice che Turin ritorna dal giudizio degli uomini alla fine del mondo. The Doom of Man, cioè la profezia di Mandos, ricordiamoci il Doom of Mandos, che riguarda gli uomini. E tutto questo ha a che fare con Turin, che ritorna da questa profezia di Mandos. In un altro riferimento presente negli annali di Aman, che troviamo all'interno di Morgoth's Ring, si dice che la costellazione di Menelmakar, che abbiamo già visto nominata, e che corrisponde alla costellazione di Orione, è il segno di Turin Turambar, che sarebbe venuto nel mondo, e una prefigurazione dell'ultima battaglia che avverrà alla fine dei giorni, particolare che, secondo Christopher, è collegato proprio alla seconda profezia di Mandos. In definitiva, possiamo dire che se l'idea della Dagor Dagorath è tramontata e Tolkien probabilmente l'ha accantonata, come dice Christopher, tuttavia elementi di essa sono confluiti in un'idea più ampia,
che abbraccia sia il problema della narrazione in base ai punti di vista, uno dei problemi fondamentali del leggendario tolkieniano, sia il problema del destino di Arda e degli incarnati.